Allora ragazzi, siamo in partenza, siamo rimasti 3 giorni, mi pare, qui in area di sosta gratuita. Lì c'è, aspetta, ti faccio vedere, praticamente con vista io dalla mansarda mi guardavo le partite, fighissimo. Allora qua ve l'avevo già fatto vedere l'anno scorso, mi pare. Completamente gratuita, senza orario limitato, giorni limitati. Qua ci sono i bidoni del vetro, sfalci, ramaglie, carta cartone. Lì c'è carico scarico a pagamento, mi sembra, ma tanto io non ce la vado a fare adesso gratuita, è che ci spostiamo, facciamo 40 km, tanto alla fine lo farò una tirata, ma alla fine, cioè, perché devo fare una tirata? C'ho camper, vado piano, mi fermo. Qui c'è l'H2O, sì. C'è lo scarico. Carico acqua 50 centesimi, scarico grigio 1 euro, scarico cassetta 1 euro. Va bene. Allora adesso ci spostiamo. Che devo beccare un po' di gente. Gianluca, l'altro bro, poi c'è Vittorio, c'è Flora, quindi vado in quest'altra area camper gratuita. Sono stato sempre l'anno scorso. E niente, ci spostiamo, vai. Una. Dove sei? Minuti a destinazione, 37 km. Comunque raga, era fighissimo perché io mi mettevo in mansarda sotto le coperte, no, di sera, e questi facevano la partita di calcio, tanto facevano scaldare il nonno. Allora io il calcio non lo seguo da un botto di tempo, perché secondo me quando iniziano a girare, non dico i soldi, perché è normale che uno viene pagato, ma tutto quel giro di soldi che c'è dietro, perché è una roba stratosferica, no? Poi la gente va allo stadio e non va in piazza, non scende in piazza, come c'è da lamentarsi, ma questo è un altro discorso che poi non voglio entrare in polemica. Invece vedere questi ragazzi, no? Perché anch'io giocavo a calcio, me la sono guardata volentieri ed ero pure lì a tifare, perché poi da una certa sono sceso e mi sono messo qua insieme ai genitori dei ragazzi, che c'era Bagnara di Romagna contro, non mi ricordo, alla fine, cioè, è stato bellissimo, fighissimo, proprio c'è un entusiasmo nei ragazzi. Adesso non so che categoria fosse o se vengono pagati, giustamente, vabbè, ma sicuramente non pigliano milioni o miliardi di euro. Quindi mi sono divertito, mi guardavo le partite qui così a frigo, poi da qua, vedi che io c'ho il campo davanti. E niente. Va bene, dai, partiamo. Questo comunque, ragazzi, è un paese medievale, vi consiglio di passare a visitarla se siete nei pressi di Ravenna, si chiama Bagnara di Romagna. Bellissimo, ci abita anche mio zio, campagna e borgo medievale, top. Ora abbiamo passato Castel Bolognese. Limite qua è 70, quindi ci mettiamo la guida. Abbiamo passato anche Faenza, Regaz, mancano 16 km. Doppia corsia, un po' stretta per il nonno camper, speriamo che non incontriamo nessuno.
raga, spettacolo. Emilia Romagna, spettacolare. Ma sei contenta che siamo tornati qua a trovare Flora? Poi c'è Gianluca, c'è Vittorio. Adesso arrivo un po' qua. Top raga, fighissimo. Abbiamo cambiato posto. E vai, ora andiamo a fare un giro in paese. Vai, poi stasera cuciniamo qualcosa di buono, dai. Allora, alla fine non c'ho voglia di cucinare, cioè nel senso di fare una roba impegnativa. Quindi facciamo dei ceci al sugo, poi domani qua c'è il mercato e vado a fare una bella spesa di verdura. Ceci, pomodoro, aglio e si va a rimorchiare, bro. Sì, fra, domani qua c'è il mercato, vado lì, mi imbottisco di verdure. Oggi abbiamo lavato l'una, guarda com'è, abbiamo lavato tutto il camper. Pappa, tanto che lì va a mangiare l'uno. Dove va? Stai su, su, stai lì fermo. Fatto la pappa, brava. Oh, vai. Ma diamogli tempo. Siamo ai roventi, poi si mangia. Tanto abbiamo acceso il cinesino, inizia a far freddo raga, vabbè, ma tanto che ci frega noi. Abbiamo la batteria al litio al 90, come si vede? 99.7. Com'è scaldo fra? Oh, finalmente il pane, aspetta, fetta di pane, fammi spostare la storia qua. Buon appetito, buona serata ovunque voi siate. Come vi dicevo oggi, tanto, allora volevo fare una tirata, cioè non è che c'ho tipo le ferie, no, il contato. Quindi ho deciso di fare un po' di tappe, andare a trovare un po' di gente. Mercoledì viene il bro, grande di Forlì, giovedì viene Gianluca, poi come vi ho detto devo beccare Flora, poi Vittorio anche, quindi senza fretta, tanto il mare raga non scappa. Mettiamone un po' sopra la fetta qua. Il viaggio non si ferma come vedete. Ragazzi, che dire, un grosso abbraccio, buona serata e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.